Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi abbiamo deciso di proporvi una torta davvero estiva, la cheesecake ai mirtilli. È davvero fresca, golosa e deliziosa. È una torta dall'effetto wow, facile e veloce da preparare, che stupirà sicuramente tutti i vostri invitati. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 200 g di nascondini in mulino bianco e li frulliamo fino ad ottenere una polvere. Aggiungiamo 60 g di burro fuso e frulliamo per 30 secondi, muovendo di tanto in tanto il composto con una marisa. Prendiamo un anello di 20 cm di diametro con pellicola alimentare trasparente sul fondo che fissiamo con un elastico. Mettiamo su una base e copriamo i bordi con acetato. Per chiudere i due lembi ungiamo con del burro. Trasferiamo il composto di biscotti e lo schiacciamo con il fondo di un bicchiere. Mettiamo in frigo per 30 minuti. Nel frattempo mettiamo in ammollo 8 g di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In una ciotola capiente mettiamo 400 g di mascarpone, 400 g di yogurt bianco e i semi di vaniglia e amalgamiamo gli ingredienti. Aggiungiamo 110 g di zucchero a velo e diamo una bella mescolata. Mettiamo da parte e riprendiamo la gelatina, che strizziamo e mettiamo in un pentolino insieme a 2 cucchiai di acqua. Lasciamo sciogliere sul fuoco. Aggiungiamo la gelatina fusa alla crema e mescoliamo finché sarà amalgamata. Riprendiamo la base dal frigo e aggiungiamo la crema. Posizioniamo sopra la crema dei mirtilli in modo casuale su tutta la superficie della torta, avendo cura di non raggiungere i bordi. Poi li spingiamo tutti verso il basso. Mettiamo in frigo per 6 ore. Adesso ci occupiamo della gelatina blu. Quindi mettiamo in ammollo 12 g di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. In un pentolino versiamo 450 ml di acqua naturale depurata e 90 g di zucchero. Mettiamo sul fuoco solamente fino allo scioglimento dello zucchero. Poi aggiungiamo la gelatina e mescoliamo finché si scioglie. Versiamo il composto in una ciotola e lasciamo raffreddare completamente. Prendiamo del colorante alimentare blu e ne aggiungiamo poco alla volta al composto fino ad ottenere il colore desiderato. Non deve essere né troppo scuro né troppo chiaro. Questa tonalità. Tiriamo fuori dal frigo la torta e aggiungiamo un velo di gelatina per coprire tutta la superficie. Poi aggiungiamo dei mirtilli leggermente distanziati, facendo dei cerchi concentrici dal bordo verso il centro. Mettiamo la torta per 15 minuti nel frigo. Tiriamo la torta fuori dal frigo e aggiungiamo la gelatina fino a coprire i mirtilli. Rimettiamo in frigo per 15 minuti. Per l'ultima volta aggiungiamo la restante gelatina e mettiamo in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo via l'anello e delicatamente l'acetato. E voilà! Guardate che bellissima torta abbiamo creato!
Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa cheesecake ai mirtilli. Cosa posso dirvi? È una torta favolosa. Subito si nota la crema, bella fresca e vellutata. Poi si sente la base croccante con i biscotti al cioccolato, che si sposano alla perfezione con i mirtilli, quali donano un piccolo tocco di freschezza che completa perfettamente la torta. Insomma, è squisita, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.